Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo unboxing, il secondo episodio di, saranno 4 probabilmente, della serie di vinili di Clavar Gold, della collana, diciamo, Old But Gold. La raccolta fatta da Costa Clan, in cui hanno ristampato tutti i vecchi dischi di Clavar Gold. Patate e Cipolle era la prima uscita, che è questo qua, che avevo fatto il video dedicato, lo trovate sul canale. Come avete visto dal titolo, adesso è uscito Solo una brutta storia, Sensei. Mancheranno quindi Clavar Gold, è uscito dal gruppo, e Old Fashion. Questo lo mettiamo qua. Patate e cipolle non ve lo sto a far rivedere, andatevi a vedere il video. Oggi che registro è sabato 24, ieri mi sono arrivati i CD e il vinile. Direte perché i CD? Perché hanno deciso di stampare questa raccolta, diciamo, anche in formato CD, che ci sta visto che comunque tutti questi non si trovano più ormai, cioè sono pochissimi i pezzi in giro da quello che avevo visto. Per questo abbiamo questi due pacchi, non me li aspettavo due pacchi, infatti uno mi è arrivato, poi ho visto questo, tipo mercoledì mi è arrivato questo, poi il giovedì mi è arrivato il tracking di un altro pacco che poi si è rivelato essere questo, consegnato ieri, quindi immagino che qui ci sia il vinile e qui i CD. Direi che qui il vinile non ci sta. Non so dirvi di preciso perché due pacchi, ma vi dico che questo vinile che andremo a vedere mi è stato regalato da Costa Clan. Quindi diciamo che questo è il primo video collaborazione in un certo senso. Siccome avevano visto il video di Patate e Cipolle, gli era piaciuto, mi avevano scritto qualche mese fa quando è uscito per ringraziarmi del video e l'hanno messo sul loro sito. Infatti, se andate sul sito di Costa Clan, che vi lascio in descrizione, lo trovate ancora. Una grossa differenza rispetto a quel video è che avevo i capelli lunghi fino qua. Quindi mi hanno regalato il vinile, nel senso che venerdì scorso, mi sembra, sono usciti sul sito, tipo alle 2:01 li avevo già comprati. Ho comprato i due CD, che mi sono accorto dopo esserci anche la combo, che se li prendi insieme risparmi tipo 3 euro rispetto a prenderli separati. Anche qua nel link in descrizione trovate tutto comunque, perché sul sito sono ancora caricati. E il vinile di Solo una brutta storia, Sensei. Poi mentre ero in treno che stavo tornando a casa, apro WhatsApp e vedo un messaggio da Costa Clan che mi diceva che volevano regalarmi il vinile visto che avevano visto il video e gli era piaciuto. Cioè io non me l'aspettavo, quindi grazie mille perché, cioè, mi fa davvero piacere che sia piaciuto il video e che hanno deciso di, diciamo, omaggiarmi del vinile. E quindi questo è il motivo per cui probabilmente sono due pacchi. Apriamo prima questo qua piccolo dei CD. Imballaggio di entrambi, cioè, a prova di bomba. Vediamo se riesco ad aprirli. Che adesso mi ricordo che anche per il box con patate e cipolle era un pacco della Madonna. Però forse l'ho svoltata tagliandolo di qua. Bello clean, eh? Salvato anche il pacco. Ah, qui ci sono i due CD con il box, perché ha rifatto il box uguale a quello. Non l'ho ancora visto di preciso, ma da quello che ho capito è uguale a quello. E già che ci siamo, apriamo anche il pacco del vinile, almeno siamo un po' più agili qui. Nel messaggio che mi hanno scritto mi hanno detto che oltre al vinile e il pacco che comunque avevo comprato, mi avrebbero spedito anche una roba a mano fatta da loro. Quindi probabilmente è qui dentro e sono molto curioso di sapere che cos'è. Ok. Sono riuscito ad aprirlo. Qua, cartone. Un altro cartone di protezione. Abbiamo degli sticker. Stavo già. Oh, quanti sticker? Qui c'è la cosa fatta a mano. No. Non ci credo, ma è bellissimo. Sto emozionando. Allora, intanto togliamo il vinile che è qui dentro. No, ma che è spettacolare. Dovreste vederlo bene, il Vergas Collection One Love Costa Clan. Grazie mille, ma è bellissimo. Sto tremando. Adesso me lo appendo qua. Mi serviva una roba piccola da mettere qui e questo è perfetto, proprio perfettissimo. Sto sudando sia per il caldo che per l'emozione. Passiamo all'unboxing. Qui vi ho detto ci sono tutti gli adesivi, sempre super apprezzati. Belli questi qua col marmo sotto, tipo. Questa per adesso la mettiamo qua, sperando che non cada. Ma ne sono usciti solo due. E io ne ho comprati solo due. Intanto sfiliamo il box prima che faccio casini. Anche questo è imballato singolarmente. Direi una cura nel packaging davvero della Madonna. Il box è uguale identico, ma
in versione ridotta ed è bellissimo. Questo è molto più facile da assemblare perché basta che lo pieghi, ci dai un po' la forma e è già fatto. All'interno Clover Gold, non so se lo vedete, non so come farvelo vedere più che altro. All'interno Clover Gold scritto in oro e in argento, Old But Gold, di qua Old But Gold che su quello dei vinili è di lato, e dietro tutta la tracklist dei vari CD. Adesso mettiamo questo. Sono davvero belli insieme. C'è anche il bigliettino con i vari CD disponibili che trovate tutti su Costa Clan. Vediamo qua perché questi sono 4 vinili. Sono 4 CD, non 2. Ma me ne hanno regalati 2. Ma grazie, ma oltre al vinile anche 2 CD. Patate e cipolle sono anche numerati, 83 su 100. Invece, Solo una brutta storia e Sensei, anche questo 83 su 100. Adesso li apriamo. E poi questi due che onestamente non conosco, però sono DJ Dice, mixtape WH dalla Costa. E quest'altro qui che avevo visto sul sito perché la copertina era fighissima, ma anche questi onestamente non li conosco. Sono curioso però di ascoltarli. Grazie, ma non dovevate anche questi. Allora, li mettiamo qua. Ah, non so se riuscirò a incastrarci l'ascolto perché questo video è già lunghissimo. Qui abbiamo patate e cipolle. Questo qui è il CD. Fighissima la grafica. All'interno patate e cipolle, ovviamente, su quella che sembra tutta terra. Vediamo il booklet, perché secondo me il booklet è tipo il vinile. Esatto. Qui tutti i riferimenti a Costa Clan e diciamo chi ha partecipato, eccetera. Dietro il logo della collana Old But Gold. E lo so che aprendo il CD adesso mi spoilerò un po' il vinile, però il vinile lo lascio per ultimo perché so che è la parte più interessante, diciamo. Tanto la cover è molto figa, da un lato Clover Gold, dall'altro penso DJ West, stessa cosa, dietro insieme alla tracklist il numero e sempre Clover Gold e DJ West, ma stavolta Clover Gold con gli occhi chiusi, DJ West senza occhiali. Devo dire che non ho ancora ascoltato l'album, cioè i due album, forse solo qualche canzone qua e là perché dovevo ancora recuperarlo, adesso che ho il vinile lo ascolto, all'interno è così. Che probabilmente sarà l'interno del vinile. E questo qua invece è il CD. Figo, poi mi piace il colore azzurro e rosso, diciamo caldo freddo, così ci stanno bene su tutto lo sfondo bianco. Come vedete, stanno formando una foto, un qualcosa che mancano ovviamente gli ultimi due e completerà poi. Da questo lato ci sono i titoli, però molto bello, anche questo fatto davvero bene. Ci sta perché tanta gente non colleziona vinili ma solo CD, quindi anche loro possono avere questi album, diciamo, ristampati. Infine il vinile, anche questo imballato da Dio proprio. Bello lo sticker anche. Edizione limitata 500 copie numerate a mano, doppio vinile 180 grammi, vinili bianchi marble. Quindi questa è la cover. Adesso apriamo un attimo. Anche questo fatto col bordino e ovviamente sul lato qua riprende la scritta, diciamo che aveva iniziato con patate e cipolle. Come nell'altro bello il bordino tutto nero. Sta, che infatti anche nelle mie copertine uso il bordo nero, la traccia intorno, perché ci sta bene, dà un senso di tutto in ordine. Dietro la tracklist, rigato, solo una brutta storia, non agitarti, navi, trattori e soffioni, i resti del passato, i giorni del sole, pena dell'anima e la cicala. E poi di Sensei, Gold West e il Ruhr, Bang Bang, Benvenuto nel buco, B-Boy Cyborg, Gioventù turbata e Oggi non mi va, versione numerata 31 su 500. Mi sembra che siano 200 colorate e 300 nere, cioè nel senso 500 è il totale. Qua c'è il primo, ho già visto il centrino, ci sta bello, venuto benissimo, marble così. L'effetto è venuto perfetto. Vediamo anche l'altra adesso. I centrini in azzurro e rosso, diciamo. Sempre con DJ West e Clover Gold. Fighi perché danno un contrasto e poi, vabbè, riprende tutta la copertina. Meglio di così. Ma vediamo se all'interno c'è dell'altro. Ah, non ho aperto il gatefold, che stupido. Vediamo dopo, aspettate. Ah, lo sapevo. Ho pensato, speriamo che. Perché io il mio capo mi sa che non li ho visti. L'ho comprato, ma non ho guardato le foto di preciso. E mentre lo tiravo fuori dicevo speriamo che l'altro centrino sia opposto, quindi rosso con i disegni azzurri. E infatti rosso con i disegni azzurri. Anche questo marble che alla luce si vede tutte le sfumature, bellissimo. E riprende il retro del CD, cioè della cover, no? Quindi Solo una brutta storia, c'ha queste due parti.
Sensei ha queste due parti. E come patate e cipolle, i vinili tra loro hanno una leggera sfumatura diversa. Non so se si percepisce dal video, ma questo è più bianco panna, tipo questo è più bianco ghiaccio, mettiamola così, grigino. Quindi ci sta che siano di due colori diversi, visto che in patate e cipolle erano uno arancione più scuro, diciamo, uno arancione più chiaro, più o meno. Devo dire che sono usciti davvero bene. Manca solo l'interno del gatefold, che non vi ho fatto vedere. Ed è così. Le immagini che nella cover fronte e retro sono separate, qui sono state unite. E c'è ancora scritta: tentenno, aspetto un cenno, ho perso il senno e la ragione. Nel complesso, secondo me, è davvero fatto bene. Più che altro, con tutto lo sfondo bianco-grigio così, i disegni colorati escono fuori proprio di brutto. Siamo oltre mezz'ora di video registrato, che ovviamente non sarà così quello che state vedendo, però vi avevo detto che l'ascolto non ci sarebbe stato, però direi che almeno un paio di minuti ve li meritate. Quindi passiamo all'ascolto. Davanti a un bue, ma davvero le corna siete in due. Favole ne fate, l'inferno di un'estate. Il cielo d'alluminio, curvilino. Qui non esiste amen, qui non esiste aria. Qui non esiste fuga, da sto posto gli occhi di mio padre. Anche se dentro un mostro fuori cerco di sembrare un ragazzo tranquillo. Di me scrivi che non so nessuno, fanculo. Che il tuo giornale stia a casa mia dalla via. Ovunque tu vada, chiunque tu sia. Sì, sperare che ad api se ne vedano a bada. Vuoi tenerci a bada, allora va. Tutta la tua crew di scarpe finale. A te non ti conosco, smettila di parlare. Qui, hit con trip da double step. Mi, sacro graal, sangue e fumo Nepal. Credono che sia facile stare in una vita che non fa sempre meno. La verità è timida e fatica ad uscire fuori. Cattatori, finti attori, comparse registi. Mi mal di testa, mal di denti, mal vi prendi la tua libertà. Saremo noi a raccontare la verità. Io poi so che tutto questo finirà. Giorni di sole che c'è verità. Notti di sole, la fine dell'umanità. Mio, illusione, ora preparo lettere con sopra il tuo cognome. Tu fai lo stesso, adesso tornerai nel cesso. Non capita spesso di per... Tu che prepari quattro spicchi per mangiare le tue domande. Se nonostante il tempo ci combaciano le mani, che ci daranno pene, non fanno sti brani. Mami, fa... Good one. Hey, nato lo stesso giorno di bambata. Campo prendi fiato che la con la soffiata. Di chi rappa come me non se l'hai mai cantata. Adesso tutte ste vengo. Un'altra notte con la para dalla sera prima. Mette sotto effetto, più rifletto, più niente mi sembra come prima. Io la mia vita è rima. Criminalità al micro, tipo sto stordito. Molto spesso non ricordo. Molto spesso non ricordo perché dico. Sono sguardo, non ho mai arrivato con un vigile urbano. Chissà ne passano accanto, sento la loro paura. L'SOS dal punto omega, non c'è tregua. Su quale voce ascolti, su quale frase conti. Morire la strada fa da scuola. Omici in casa per gli scippi da stagnolo. Ma è letto che non ne posso più. Questa vita mi sta stretta. Cado sempre l'ipo che mi ha salvato. Come dice lupo e fiasco. La lezione do la tentazione. Sì, ma oggi non va. E non te lo viva. Niente, questo era l'unboxing di un botto di roba, cioè del vinile di Solo una brutta storia Sensei, colorato bianco marble, della nuova collana di CD Old But Gold, che riprende appunto i vinili, e di questo bellissimo regalo che mi hanno fatto. Ringrazio ancora questa clan sia per questo sia per il vinile che mi hanno regalato. Trovate in descrizione il link per comprare il vinile sul loro sito. Non so se c'è ancora disponibile colorato nero o se sono sold out già tutti da ora che vedrete il video, ma anche i CD. C'è il bundle, se volete recuperarveli tutti e due vi conviene prendervi il bundle, che almeno vi arriva tutto. Perché il box mi sembra che sia solo con patate e cipolle, così come è stato per il vinile. E invece Solo una brutta storia Sensei viene spedito singolarmente. Adesso devo trovare un quadretto per questo, così lo vedrete già dal prossimo unboxing appeso lì dietro. Vi lascio anche il loro Instagram, così se volete andare a seguirli, se avete Instagram. Lasciate mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!